ha vinto la vita. Io non muoio, entro nella vita. E Davide, sono sicuro, ne sono convinto, ve lo dico da fede, con il cuore di padre. Davide dice, rendete feconda la mia morte. Gli amici, i parenti e la squadra di calcio di cui era dirigente. Tutti hanno voluto salutare per l'ultima volta Davide Greco, il 21enne di Rovello Porro, morto nel tragico schianto nella notte del 1° dicembre sulla provinciale Saronno-Monza. Assieme a Davide persero la vita anche Matteo Carnelli e Alessandro Masini, entrambi 16enni e compagni di scuola dell'Istituto Prealpi di Saronno. Tanto l'affetto del paese. Tutto Rovello Porro si è stretto attorno ai familiari e agli amici del ragazzo. Per il funerale di Davide, la Lokomotiv, società di calcio amatoriale in cui il 21enne militava come dirigente aiutando il fratello Marco, assieme con la GS Robur, ha attivato una raccolta fondi. Abbiamo deciso di non donare alla famiglia di Davide fiori, corone o altre cose che possano appassire nel tempo, ma di realizzare un aiuto concreto.